quindi un, come dire, un riassunto dei lavori che sono stati fatti. Allora, iniziamo dalla marmitta che l'ho sostituita a quella vecchia. Poi passiamo ai paraspruzzi che ho dovuto mettere perché altrimenti questo qua si sarebbe guastato. Le coccinelle, come si chiamano, i funghetti, le conchiglie, quelle all'interno della ruota sinistra, non ho fatto quelli della ruota destra. Il clacson che si era totalmente, come si chiama? Ossidato, si era ossidato, quindi non funzionava più. Il freno che si era bloccato, cioè una volta che frenavo, la macchina rimaneva frenata, col piede dovevo tirare su il pedale del freno. Poi un'altra cosa, freni bloccati, i pannelli questi li ho cambiati perché erano veramente. Quelli là erano marci, erano decisamente marci. E entrando ho cambiato anche le gommine che erano oramai impresentabili. E questo qua sarà oramai anche questo da togliere, no? Perché anche questo qua, quell'altro l'ho già tolto parecchio tempo fa perché era oramai non funzionava più. E questo qui farà la stessa vita. E questi che ogni tanto bisogna, come dire, schiacciare, inserire dentro, altrimenti ti buchi il pantalone. Un'altra cosa, ecco sì, questi qua, allora i tappetini, il tappetino di gomma, il tappetino di qua. Un'altra cosa, c'è le ridotte. Penso che le ridotte siano state il lavoro più problematico, perché bisognava farle arrivare e non c'erano quelle originali, cioè come queste che non andavano bene, il cassettino che si è rotto, cos'altro ancora, la guarnizione del motore, non della testata ma del motore, la pompa idraulica, servosterzo. E, beh, i vetri oscurati, questi li ho fatto io, ma conviene farli perché, no? E il cassetto, il problema delle ridotte, quello lì saltavano. Perdita olio, che l'ho sistemato aggiungendo quel prodotto. Il tettuccio, quello l'ho messo io, il tettuccio, quindi it's ok. Cosa c'era? Perdita del liquido del radiatore attraverso un tubicino che si era rotto, dava puzza di bruciato, si pensava fosse stata la guarnizione della testata. Fanali posteriori, i fanali posteriori, questi che li ho cambiati perché era entrata l'acqua in quelli che erano della casa. Il problema con la porta. E parlando del problema della porta, il problema con la porta posteriore, che è quella che è più soggetta alle vibrazioni e quindi a volte rimane proprio o non si apre oppure non si chiude per il meglio, no? Nel senso che bisogna proprio sbatterla. Questo era perché è soggetta a più vibrazioni che non il resto. Il problema della ruggine, soprattutto da queste parti, è stato pressoché salvato, perché gli ho messo questo prodotto e quindi siamo riusciti a salvarlo. Sì, ci sono sempre i pezzettini, no? Queste cose qua, ma diciamo che questo qui, come dire, è il minimo, no? Ok? Questo qua è il minimo, però devi contare che sono solo 3 anni. No? Che c'è la macchina, quindi è un fatto da prendere in considerazione, no? Vedi? Sì, qua basta pulirlo, non è che sia una grande
per dire, no? È solo 3 anni, quindi adesso stiamo facendo giusto un, come dire, un resumé, no? Un'altra cosa, il decentramento del volante. Decentramento del volante nel senso che a un certo punto, non so come mai, ma portava molto sulla destra, cioè sulla sinistra. Portava molto sulla sinistra. Io pensavo, no, c'era un gioco eccessivo sul volante. Il surriscaldamento, la rottura del tubo, il radiatore, il problema della porta posteriore, le vibrazioni, ma io direi che mi sembra di aver messo tutto quanto. L'impianto a gas, quello l'ho fatto io, quindi niente da dire. E gli hub, quelli li ho messi io, quindi nulla da dire perché gli altri sono quello che sono. Ed è set, mi sembra che. No, ho fatto un elenco di tutti i problemi che io ho avuto. Ah, un'altra cosa, la gommina del freno a mano, no? La gommina che c'è sotto il freno a mano, che si è rotta anche quella, nel senso che c'è un buco, si è tagliata e quindi anche quella lì sarebbe da sostituire. Ma direi che per il resto, tutto funziona per il meglio. Magari se vogliamo, ecco, non so se si vede il sedile che è un po', no, come dire, si sta un po' sfacendo, no, consumando, invece questo qua è ancora bello nuovo. Il sedile dissaldato, per 3 volte mi si è dissaldato il sedile. Uno per il mio peso e anche perché uscendo tendi a, come dire, ad appoggiarti e a scendere, capito? Fai uno slide e quindi alla fine si è dissaldato. O sono troppo pesante io, o in realtà, in effetti, il materiale è quello che è. Basta guardarlo e uno lo vede da solo, insomma, ecco, quello lì del sedile. C'è qualcos'altro? Mi sembra di no. Ah, problema con il riscaldamento, quello davanti che non riscaldava più, si era bloccato la cosa per il freddo, si era arrugginito. E quindi non funzionava più il riscaldamento. Per il resto mi pare che tutto qui nessun problema, qui nessun problema. Ecco il tettuccio, quello l'ho messo io. Sì, va bene, problema con le luci che queste qua si accendevano, poi non si accendevano. Insomma, quello è il minimo, non è che però giusto per aggiungere, hai capito? Giusto per aggiungere questi qua che li ho rimessi io. Questo per chiuderlo all'interno. Qui appunto ho messo tutta la copertura, ma io direi che è tutto. Vediamo se si apre. Sì, si apre. Fammi vedere se c'è qualche cos'altro. Direi di no. Ecco, giusto per far vedere la porta, no? Ecco, se la sbatti bene si chiude, no problema. Cos'altro? Mi sembra tutto. Fammi vedere qua che vedo il buco questo qui. Insomma, ecco, tanto per dire, tutto il materiale, ripeto, è sempre quello lì, è quello di sempre, no? Però tutto funziona. Col motore per ora non ho ancora avuto nessun problema, meno male. E that's it, e questo è quanto. Contenitori, come si chiama? Serbatoio della benzina a posto. Niente, questa qui era la, come dire, il riassunto dei problemi avuti. Magari dopo li scrivo tutti quanti. No? È ok. That's it.
Ciao Stella.